ripeto, siamo partiti, quindi come Maroni finisce la sua storia, entra in funzione il federalismo fiscale e lì dobbiamo arrivare, anzi io ve lo dico adesso, state pronti perché quando sare se saremo in difficoltà io intendo far venire 1 milione di uomini, farli venire davanti al Parlamento. Lo so che siete qua, fratelli, fratelli, ci sono moltissimi nella Lombardia, il Veneto, Piemonte, sono pronti molti a venire, a muoversi, non è possibile non fare il federalismo fiscale. Se qualcuno si illude male, perché la gente si muove questa volta. Noi sì che l'esercito l'abbiamo davvero, noi, eh. La padania l'esercito ce l'ha davvero, la gente. Non l'esercito inventato noi, la gente, la volontà popolare, c'è. Ci sono milioni di uomini pronti a muoversi per i loro diritti. E oggi avete visto la fine che ha fatto l'Europa questa settimana in Irlanda. Ormai il verde dilaga. E diciamo che il nostro verde è diverso dal verde dell'Irlanda, è un verde smeraldo, il nostro è un verde con una goccia di giallo dentro, c'è più sole qui. E quindi però, avete visto, e sì che l'Irlanda aveva avuto un sacco di soldi dall'Europa, però è dimostrato che i soldi non comprano la libertà. Quando si corre il rischio di perdere la propria libertà, di non avere più il potere su casa propria, la gente reagisce e se facessero la stessa cosa, anche qui, secondo me non passerebbe anche qui un referendum sull'Europa, cos'è l'Europa? La gente non sa cos'è l'Europa, no. Non sa niente. La gente vuole comandare a casa sua, non vuole che i poteri che comandino si spostino lontani migliaia di chilometri. Certo, nel dopoguerra si capiva la paura che venissero altre guerre tra stati europei e quindi fecero l'Europa degli stati, non è l'Europa dei popoli, ma degli stati. Ebbene, certo, quante volte l'abbiamo detto noi in Europa, bisogna fare l'Europa dei popoli. Oggi non sono più gli stati che si combattono tra di loro, sono gli stati nazionali che schiacciano i loro popoli e quindi la lotta oggi è tra popoli in tutta Europa e Stato centralista.